schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi voglio parlare di alcune cose che molti stanno tralasciando, alcuni stanno dimenticando e secondo me è bene mettere in chiaro alcune cose, come ad esempio il blocco giornaliero. Allora, il blocco giornaliero ragazzi, per chi non lo sapesse, è una forma applicata da Rockstar per controllare la vendita delle auto. Allora, il blocco giornaliero, diciamo, il blocco giornaliero, ci sono svariati tipi di blocco. Allora, c'è il blocco giornaliero normale, che è un classico blocco giornaliero che si, diciamo, che ci dà quando noi abbiamo un'auto in pratica duplicata più e più volte senza targa personalizzata o con targa personalizzata, e questo tipo di blocco la Rockstar comunque lo dà indipendentemente che noi abbiamo la targa personalizzata o no. Alcuni dicono: ah, ho la targa personalizzata, posso vendere auto all'infinito. No, non è così ragazzi. Allora, se avete la targa personalizzata non è che potete vendere auto all'infinito. No, assolutamente non è così. La targa personalizzata ci consente semplicemente di usufruire di questa targa quando noi facciamo dei glitch ragazzi, per quei glitch che hanno le targhe clone. Ok, targa clone, per targa clone si intende la stessa targa numerica. Per dire, io ho questa auto, se ho duplicato 20 auto con questa targa, il gioco mi farà scattare immediatamente dopo la seconda vendita il blocco giornaliero. Se invece ho una targa personalizzata, potrei arrivare a vendere fino a 8 auto al giorno. Allora, se ne possono vendere anche di più con targa personalizzata, di 8 al giorno si possono vendere anche 40 auto, ma sappiate che se voi oggi vendete 40 auto, il giorno dopo o due giorni dopo non potrete più vendere auto per un lungo periodo di tempo, perché vi scatterà il blocco giornaliero, ma pesante ragazzi, quindi tenetelo a mente. La seconda cosa che dovete tenere a mente è la targa personalizzata. La targa personalizzata la dovete mettere prima di fare ogni glitch ragazzi, perché altrimenti prenderete il blocco giornaliero. I blocchi, ci sono quattro tipi di blocchi. Allora, un altro tipo di blocco è questo ragazzi. Allora, il gioco ci dà la possibilità di poter vendere auto di strada per un valore bassissimo. Massimo che si possono vendere alcune auto è a 20.000 e ci dà questa possibilità di vendere queste auto. Però in questo caso c'è il blocco ragazzi, c'è un blocco di 48 ore per la vendita di 48 minuti per la vendita di queste auto, e questo è un secondo tipo di blocco. Io adesso vediamo se riesco a recuperare un'altra auto di strada e vi faccio vedere. E qui abbiamo questo tipo di blocco. Adesso ve lo faccio vedere in maniera tale che capiate. Queste ragazzi sono cose fondamentali che sanno tutti, lo sanno anche i bimbi, perché magari tanti di voi non prestano attenzione a quello che si dice. Vedete ragazzi, in questo momento non ci servono veicoli. In pratica io adesso un altro veicolo di strada posso venderlo fra 48 minuti, ma se vendo una mia auto personale, tipo quella con cui stavo, la posso vendere immediatamente, senza necessità di aspettare questo limite di tempo.
e adesso vado allo Santos Custom con la mia auto e la vendo e me la lascerà vendere. Allora ragazzi, ci sono altri due tipi di blocco. Allora, quelli di cui abbiamo parlato sono due tipi: il blocco giornaliero, che è quello principale che affetta un po' tutti, e poi c'è il blocco dei 48 minuti quando si vendono auto di strada. Vedete, me la lascia vendere. Se io adesso volessi venderne un'altra, la potrei vendere, però non la vado a vendere, perché le auto di strada, le auto personali duplicate, che non sono di lusso, auto di Bennis, ragazzi, dovete duplicare semplicemente auto di Bennis, dovete in pratica venderne una ogni 61 minuti, oppure una ogni 2 ore e 5 minuti. Ragazzi, non potete vendere un'auto ogni 7 minuti come tanti dicono. Io vedo molta disinformazione. Ogni 7 minuti non potete vendere un'auto, ok? Poi c'è un altro tipo di blocco, ragazzi, che avviene quando si duplicano auto di lusso. Auto di lusso, per auto di lusso si intende questo tipo di auto, oppure la Deluxe, oppure altri tipi di auto che sono in vendita non da Bennis. Se io vado a vendere, non so, una Tesseract, ok, che ho duplicato, convinto che la Tesseract mi paghi di più perché costa 2.825.000, quando andrò allo Santos Custom avrò il blocco dei 50.000, ragazzi. Questo blocco dei 50.000 non si aggira in nessun modo, è un blocco per i veicoli che è stato posto su PS3 per quanto riguardavano le duplicazioni. Allora, le auto che non si possono duplicare sono tutte le auto di Legendary Motorsport, tutte le auto di San Andreas Super Autos, tutte, proprio tutte, ragazzi, nessuna auto di queste si può duplicare. Le uniche auto che si possono duplicare sono le auto di Bennis, auto e moto di Bennis, che adesso andiamo a vedere chi è Bennis. Bennis è sto fregno qui, ragazzi, e sto fregno qui c'ha un listino di auto che noi possiamo trovare e che, facendo la modifica custom, auto e moto ovviamente, che facendo la modifica custom di questi veicoli noi potremmo vendere al massimo del profitto, ragazzi. Quindi fate bene attenzione a ciò che fate, a ciò che duplicate. Per esempio, se voi comprate una Nero Custom, una Nero, ok, e la modificate al massimo da Bennis, voi potete fare il massimo del profitto. L'auto che paga di più da Bennis non è la Nero, non sono la Progen Italy, ma l'auto che paga di più, ragazzi, è questa. Solamente questa è l'auto che paga di più da Bennis. Quindi tenetelo a mente e ricordatelo. Questa auto qui, modificata in una certa maniera, può pagare fino a un massimo di 970 e rotte mila. E fin qui ci siamo. Quindi, detto questo, ragazzi, abbiamo detto un po' tutto. Per quanto riguarda l'altro blocco, ragazzi, c'è un ultimo blocco che io non ho mai preso, sinceramente, e spero di non prendere mai. È un blocco che ci limita le vendite a 19.000. allora, nel senso che se noi abbiamo un'auto o più auto clone con la stessa targa, ci dimezzerà il prezzo, dopodiché ce lo ridurrà ancora alla metà della metà, fino ad arrivare a 19.000. quanti più cloni abbiamo, nel senso che se noi abbiamo 6 cloni in garage con la targa uguale alfanumerica, ok ragazzi, il costo di quell'auto, se prendiamo questo tipo di blocco, che sarebbe il blocco dei 19.000, il costo di quell'auto andrà pagato a 19.000, ragazzi. In quel caso avremo solamente 19.000 da quella duplicazione, e quindi la prenderemo nell'ano.
c'è un glitch che io ho portato, che vi lascerò nella scheda che vedete in alto a destra, che c'è già dall'inizio del video, che voi potete consultare e vedere tutto quanto. Allora, il blocco targhe, ragazzi, perché avviene il blocco targhe? Il blocco targhe avviene perché si è venduto troppo, ragazzi, e per questo motivo la Rockstar applica un blocco targhe. Allora, io ho sentito di persone che convinti che comunque facendo questa azione avrebbero risolto il problema, hanno solo peggiorato. Adesso vi vado a spiegare. Quando vi dà il blocco targhe, ragazzi, e voi non vedete più la vostra targa allo santo scasso, ma alcuni che cosa hanno fatto? Me l'hanno commentato, me l'hanno scritto su Telegram, che sono andati sull'app di iFruit, hanno cancellato quella targa, benché avessero 30, 40, 50 auto con quella targa, hanno cancellato quella targa e si sono fottuti con le proprie mani. Perché, ragazzi, vi fottete con le proprie mani, con le vostre mani? Perché in pratica quella targa oramai non esiste più e il gioco detetterà tutte quante le auto che voi avete in garage con quella targa che voi avete cancellato, le detetterà come auto con targa alfanumerica clone, e quindi in quel caso prenderete il blocco. Allora, c'è la possibilità di creare 30 targhe personalizzate, ragazzi, createne più possibile per poter mettere più targhe possibili alle vostre auto e per poter fare diciamo i glitch. La targa personalizzata va applicata prima di fare il glitch, ragazzi. Il blocco giornaliero, ragazzi, si prende proprio perché non si ha la targa personalizzata, ma come ho già detto prima, non significa che se si ha la targa personalizzata non si prenda il blocco giornaliero. Si prende comunque il blocco giornaliero, sia con targa personalizzata che senza targa personalizzata, perché alcuni di voi non rispettano i tempi di vendita, perché alcuni di voi pensano di essere Gesù Cristo e vendere 40 auto perché hanno la targa personalizzata, e il giorno dopo vi scatterà il blocco, ragazzi. Quindi fate bene attenzione a tutto quello che vi ho spiegato nel video, andate a guardare il video guida del blocco giornaliero, c'è una mail allegata che inviai a suo tempo alla Rockstar chiedendo per quale motivo avevano bloccato le targhe e tutto il resto. Ci saranno tutta una serie di allegati a questo video che vi consiglio di andare a guardare, ragazzi, perché è importante che li guardiate, tutta una serie di consigli che secondo me farete bene a rispettare. Io non so che altro dirvi, ragazzi, mi sembra di aver detto tutto riguardo al blocco giornaliero, che comunque il blocco giornaliero, ragazzi, può durare fino a 9 mesi. Può durare tantissimo, ci sono persone che è tantissimo tempo che non vendono più auto eppure hanno ancora il blocco giornaliero, quindi dovete fare molta attenzione, ragazzi, quando duplicate e con che targa duplicate e quante vendite fate, ragazzi. Quella è la cosa fondamentale, non dovete strafare quando ci sono i glitch. Quando fate un glitch col money freeze, ragazzi, non pensate che quelle sono auto che avete comprato e quindi non sono soggette a blocco giornaliero. Le uniche auto che non sono soggette a blocco giornaliero sono le auto che trovate per strada, ragazzi, ma tutto il resto delle auto sono soggette a blocco giornaliero. Quindi mi raccomando, fate bene attenzione a ciò che vi ho detto, ricordate tutto quanto quello che vi ho detto. A questo punto vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao a tutti!